Allora Lorenzo, ci ho avuto sta pensata. Oggi andiamo verso il paradiso. Ma che sei matto? Non ti basta stare qua giù la terra? No, ma così capito, no, in via paradiso. Ah, beh. Guarda, se va, partiamo dall'imbocco e arriviamo su fino in cima. No, A piedi, no? con la macchina. Ah, beh. Arrivati su, possiamo pure suonare. Bene, e che Che ne? canzone ci fa? Non ce n'hai in mente nessuna, te? Ah, vabbè, te lo dico dopo. Sì, ce l'ho. Allora andiamo su. Andiamo, dai. Dai, andiamo. All'inizio di Via Paradiso, nel quartiere di Passatempo, troviamo questa fonte, formata da una vasca lavatoio e mattoni rivestiti. Fonti orali hanno raccontato come, nei primi anni del Regno d'Italia, furono fatte sistemare o rifare delle fonti nei pressi dei nuclei abitati più numerosi. Il numero delle vasche e della loro grandezza dipendeva da quanti abitanti vi erano nei pressi, e questa fonte è un chiaro risultato di questo ordinamento. Ma il Colle del Paradiso è stato abitato fin dalla preistoria, infatti vi sono stati ritrovati parecchi reperti che lo testimoniano. Ora sono conservati al Museo Nazionale di Ancona. Questi insediamenti umani che si sono succeduti hanno costruito nella rigogliosa pianura di Via Fratte la città di Veragra. Dal latino veris ager, campo fiorito. Veragra fu parzialmente distrutta da Alarico, re dei Visigoti, nel 410 d.C., per poi essere ricostruita e di nuovo definitivamente distrutta dai Longobardi nel 533 d.C. Successivamente il Colle del Paradiso fu zona di insediamento templare. Infatti, sin dal 1215 esisteva un appostamento di cavalieri templari, i quali presidiavano i passi all'entrata e all'uscita della città, sui ponti e sui fiumi, e sicuramente avevano una fortificazione sul guado del Fiumicello. L'etimo del nome Passatempo sembra che derivi da passo del tempio, per la presenza di un presidio templare, dalla vicina commenda templare di Montetorto, oggi denominata Case Nuove, frazione di Osimo. Sul guado del fiume Fiumicello, luogo obbligato di transito della vecchia via settempedana, permettere lo sviluppo di queste civiltà significava possedere molte risorse per il sostentamento ed era necessaria la presenza di acqua, data dal fiume Fiumicello, che era addirittura navigabile, e da questa fonte naturale di acqua che è stata quindi da sempre sfruttata.